Puntata test oggi per più motivi. Primo, siamo con un road podcaster in ambiente domestico su una superficie sospesa, quindi potrebbero esserci un po' di rumori accessori e diverso riverbero che arriva dalla stanza. Due, non ho uno script e sto andando completamente a braccio. Tre, sento l'insorgenza di un mal di gola di quelli epici che in realtà mi arriva da un dente. E se hai voglia di sapere qualcosa di più sulle correlazioni fra l'igiene della bocca e la voce, ti consiglio il contenuto di Academy di Elena Bizzotto. Ma partiamo. Hai mai visto quei film americani di adolescenti o comunque adolescenziali dove di solito ci sono le feste da ballo con le ragazze o i ragazzi, tappezzeria, che arrivano sfigatissimi e se ne stanno in fondo alla stanza mentre i fighi della situazione ballano, prendono premi, eccetera, eccetera. Ecco, quello è più o meno è l'attitudine che ho io nei contesti sociali, perché non lo so, perché sono fatta male probabilmente, quindi faccio di solito la tappezzeria in queste circostanze. Quindi, quando ci siamo ritrovati a dover andare al pod, che è stato organizzato a Milano dal 9 all'11 giugno, con eventi di networking fra podcaster e non, il mio grandissimo timore era quello di fare la ragazza tappezzeria. La donna tappezzeria. Che sia o non sia successo, non è assolutamente il focus di questa puntata, perché oggi parlerò di quella cosa che è già girata su internet nelle scorse 2-3 settimane all'inverosimile, ossia la ricerca della Nielsen sui dati di ascolto di podcast e audiolibri, che ormai ci ha svangato le scatole perché tutti quanti abbiamo letto gli stessi dati. Ma siccome questi dati sono stati presentati al Salone del Libro di Torino e al Festival del Pod, chiacchieriamo su un paio di voci di particolare interesse, secondo me, per chiunque lavori con la voce. Sperando che la voce mi regga e sperando di riuscire a dare un senso a tutta questa puntata, anche se appunto non seguo nessuno script. Per chi non lo sapesse, il Pod è una manifestazione con annessa premiazione nella quale si celebrano i podcast. Vengono divisi in categorie e premiati secondo i dati appunto di ascolto e di gradimento anno per anno. Siamo alla seconda edizione di questo festival. L'anno scorso si è svolto in un'unica giornata al Teatro Carcano a Milano. Quest'anno è stato ospitato per 2 giorni al Mare Culturale Urbano, sempre di Milano, e la premiazione si è svolta in serata l'11 di giugno al Teatro Carcano. Quindi c'erano tutti questi podcast, che quest'anno erano una cosa come 500 e passa, in gara, divisi in categorie, indipendenti e non indipendenti, e c'è stata questa bellissima premiazione. Come ti dicevo, durante il primo giorno della manifestazione sono stati evidenziati i dati della ricerca Nielsen per Audible sull'ascolto del podcast e dell'audiolibro. E siccome appunto questi dati circolano da 3 settimane, non mi interessa stare a farti il punto e ripeterti le stesse cose che sono state ripetute per giorni e giorni e giorni, anche perché le slide, bene o male, che si trovano in giro sono sempre le stesse. Ancora non c'è il report completo, almeno mi pare non ci sia ancora il report completo. Quindi chiacchieriamo giusto di quelle 2 o 3 voci che mi hanno proprio fatto sentire l'acidità di stomaco a tratti, o che mi hanno svegliato le farfalle nello stomaco mentre venivano mostrate. E quali sono? Te lo dico subito. Hai presente quando un audiolibro ti trascina dentro la storia e ti dimentichi che la stai ascoltando? Quello è un audiolibro, oppure un podcast, fatto bene, e io voglio scoprirne tutti i segreti. Sono Valentina, la musifavolista, tecnico della voce narrante, facilitatrice vocale, vocal coach e consulente di produzione per narrazioni audio, e questo è Narratrice Nomade, un podcast che parla di voce, di suono e di audio per chi vuol far viaggiare dall'orecchio al cuore. Io sento queste tonsille che si stanno ingrossando a dismisura, santo cielo, prevedo già 2 settimane di disagio, ma perché, perché, perché? Allora, i dati di Nielsen. Dunque, secondo Nielsen, secondo la ricerca fatta, in Italia gli ascoltatori di podcast sono qualcosa come 16,4 milioni di ascoltatori, con un incremento sostanzioso del 7% rispetto all'anno scorso. Mentre gli ascoltatori di audiolibri sono 10,7 milioni, che a me sembrano davvero un bel numero. Dai che ce la facciamo a tirarci fuori in Italia con l'ascolto degli audiolibri, che in tutto il resto del mondo tocca numeri
esagerati, e qui da noi invece fa una fatica terrificante ad andare avanti, e adesso arriviamo ad alcuni ipotetici motivi. Pare che sempre più giovani ascoltino podcast, che sempre più persone ascoltino da casa, mentre negli anni passati si ascoltava molto di più in macchina mentre si andava avanti e indietro dal lavoro. E quando ascoltiamo podcast e audiolibri, principalmente appunto quando andiamo e torniamo da lavoro, e qui la cosa cozza un po' sul discorso lo ascolto da casa, a meno che tu non sia smart working, ma soprattutto vengono ascoltati nei momenti di relax e prima di dormire, e anche questi secondo me sono dei dati super 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 interessanti. Facciamo un attimo il focus sull'audiolibro. Il 49% delle persone intervistate dicono di voler ascoltare audiolibri o di scegliere di ascoltare audiolibri quando vogliono rilassarsi e o prima di dormire. E questo dato perché è interessante? È interessantissimo perché ci racconta del potere delle storie, del potere della voce che racconta le storie. E un po' torniamo ai vari discorsi sull'oralità, sulla trasmissione orale, sui momenti di fiabe attorno al fuoco, fiabe attorno al focolare, eccetera, eccetera, che sai benissimo è un argomento che a me è estremamente caro. Ma sicuramente ci racconta di quel fattore di empatia digitale di cui parlavamo nelle scorse puntate, ossia della relazione di fiducia che si crea, di come ci si lasci condurre all'interno di una storia e si sperimenti proprio il lasciarsi portare, il rilassarsi, l'affidarsi. E questa è una cosa pazzesca, secondo me. Parla veramente di un nuovo grado di empatia possibile sui social e nel digitale. A braccetto con questa scelta va la motivazione, che per il 33% delle persone intervistate è: non ho voglia di leggere da solo o da sola. E anche questa è una cosa pazzesca, perché ci parla del potere della relazione, della voce e dell'audio, e della storia, ovviamente, che viene veicolata dalla voce e dall'audio. Non vogliamo leggere da soli, di nuovo vogliamo farci accompagnare. Diverso è per chi non riesca o non possa, ma questo è un altro discorso e non ci sono dati specifici, anche se sarebbe interessante capirlo, che ci dicano se e quanta percentuale del campione intervistato sia nella condizione di non poter leggere da solo o da sola un libro. Questo sarebbe bello capirlo, magari vediamo se riusciamo a farlo. Ma la cosa principale è la ricerca di compagnia, la ricerca di relazione attraverso il suono. Quindi per me è molto incisivo questo non voglio leggere da solo o da sola, perché non lo leggo come una forma di pigrizia, ma lo leggo come un bisogno di relazione, un bisogno di empatia, un bisogno di connessione con l'altra o con l'altro. Quindi la risposta al bisogno atavico di farsi portare, di esserci, di costruire insieme e di comunione, se vogliamo, in qualche modo. Sì, come al solito puoi dirmi che sono una mezza hippie, che sto nel mio mondo, che c'è una visione romantica della voce, delle storie. Non mi interessa. Questa, secondo me, è veramente una chiave di volta per l'approccio alla relazione nell'audio e quindi alla produzione nell'audio. Ed è una cosa da non trascurare. Spostandoci nell'ambito del podcast, invece, il 47% delle persone intervistate dicono di scegliere il podcast per il narratore. E qui apriamo un'enorme parentesi sul discorso fiducia, perché da un lato abbiamo sicuramente la competenza o la competenza percepita del narratore, dell'host, che quindi porta il podcast all'orecchio dell'ascoltatore, e dall'altra il narratore o la narratrice, in questo caso per me significa la voce. E non voglio assolutamente qui divagare in quelle terre desolate che sono i concetti per cui si sceglie una voce famosa e non una voce efficace, perché sennò diventa polemica questa puntata e vorrei evitarla. Quindi metto il freno al coniglio che ho nell'emisfero destro e, tornando sull'argomento, ti dico che comunque la voce del narratore o della narratrice ha un suo enorme peso nella scelta del podcast, sia in termini affettivi, se parliamo di una voce che è già conosciuta, magari anche per altro, perché appunto è una persona famosa, sia in termini di esperienza di ascolto. E qui ti faccio un esempio personale.
Io sono molto affezionata ad alcuni narratori e narratrici su Audible e delle volte mi capita di scrivere nella chiave di ricerca il nome della narratrice o del narratore prima ancora di scegliere il testo. Quindi mi affido alla voce di quella persona perché so che mi trasmetterà la storia nel migliore dei modi, ossia quello che per me è più valido. E tocchiamo invece ora un tasto dolente che è proprio stata una chiave di attivazione fortissima, ossia il 19% delle persone intervistate abbandona un podcast perché non gli piaceva la voce. Ah, e ci siamo arrivati. Allora, non mi piaceva la voce può significare anche qui tante cose. Di sicuro non ti rendi conto dopo tante puntate che non ti piace la voce di quel narratore o di quella narratrice. Io credo che qui ci sia prima di tutto una discriminazione in termini di, appunto, conosco quella voce, non mi piace quella persona, non mi piace quella voce, quindi a prescindere magari do un mezzo ascolto, poi dico bah, no, proprio non mi piace, non ce la faccio. Ma dall'altra parte ci sia un grande fattore legato all'esperienza di ascolto, che è quella roba di cui parliamo tantissimo anche in Mettiamoci la Voce, ossia l'efficacia di una voce, quanto una voce ci porta in maniera autentica un contenuto oppure no. E come al solito qui non stiamo parlando di dizione, di bella voce, di voce artefatta, di voce super professionale, no, parliamo di consapevolezza nell'uso, di efficacia nell'uso, nel pieno rispetto dell'individualità della persona, soprattutto quando parliamo di podcast. Perché se in un audiolibro valgono molto i canoni stilistici della lettura espressiva e quindi l'efficacia viene principalmente appoggiata sull'intellegibilità e sulla dinamica dei ritmi, della prosodia, della musicalità, del narrato che ci portano all'interno di un'esperienza di ascolto efficace, nel podcast serve un po' meno tecnicismo, ma serve tanta anima nella voce. E serve che quell'anima arrivi, quindi c'è un diverso parametro di efficacia da applicare sulla voce nel podcast. Ma in entrambi i casi, la voce e come viene usata è importantissima e questo dato, un 19%, ragazzi, è altissimo all'interno di una ricerca, ci racconta di un'esigenza, di un bisogno specifico, quello di curare la voce. E il post-it polemico non me lo posso evitare, che curare la voce non vuol dire che io registro a banana e poi tanto c'è un programma di intelligenza artificiale che bene o male mi sistema la voce e me la rende gradevole. No, è proprio il contrario. Ci sono dei programmi, dei plugin che ci possono aiutare anche se non ci capiamo niente di editing, ma serve quel minimo di competenza per mettere fuori un prodotto che non distrugga le orecchie di chi ascolta, che non comprometta appunto l'esperienza di ascolto, che è quella roba che passando da una porta di servizio, perché non è che pensiamo ah oddio come sta suonando strano questo podcast, forse non lo ascolto più, no, è quella roba che dopo 3 minuti di ascolto ti fa dire mamma che fastidio, non riesco a stargli dietro, oppure mi distrae, oppure sai quando aggrotti la fronte e senti che c'è qualcosa che non va ma non capisci cosa, come quando si sbaglia un ingrediente in minima dose in una ricetta, ecco è esattamente quella roba lì. E in ultima battuta un dato che ci mette tutti d'accordo, perché le persone che ascoltano podcast e audiolibri sono il 64% degli intervistati contro il 55% nel 2022. Questo vuol dire che il podcast dà una gomitata in avanti all'audiolibro e viceversa. Cosa vuol dire? Che ci stiamo affezionando sempre di più alla narrazione audio, che stiamo trovando in questa dimensione una nuova forma di relazione. Quindi cosa ci portiamo a casa da questa puntata e da questi dati che ti ho elencato, che appunto sono solo una minima parte di tutti quelli trovati dalla ricerca Nielsen? Primo, che l'intrattenimento sta cambiando, ossia stiamo imparando a chiudere gli occhi e aprire le orecchie. Secondo, che stiamo comunque cercando sempre relazione e lo facciamo con lo strumento di empatia digitale per eccellenza, la voce. Terzo, che non si può e non si deve trascurare l'esperienza di ascolto in termini di preparazione vocale e di post-produzione efficace, che insieme in qualche modo rispondono alla progettazione per l'audio.
Io non ho idea di come sarà venuta questa puntata perché sento la mia voce super gonfia, sento proprio le tonsille che stanno spingendo. Sono con il Rode Podcaster che di suo già mi intuba la voce, quindi probabilmente sembrerà che io stia parlando da un tubo di metallo. Boh, vedrò in post-produzione. Dove mi trovi? Mi trovi su lamusifavolista.com, su circlereading.it, che sono i miei laboratori di voce e lettura creativa, e mi trovi su mettiamocilavoce.it, i miei collaboratori con i quali abbiamo un'academy su voce, lettura espressiva e narrazione audio. Per il resto, Rode Podcaster, come ti dicevo prima, ambiente domestico assolutamente aperto, tra l'altro tavolino in sospensione, attacco USB che mi ha dato non poche noie quando ho inserito il cavo nel computer, e mi tocca dirlo, computer che sta arrivando alle cozze, mi toccherà cambiarlo.